Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi, bentornati in casa Redfield, casa Redfield, ragazzi, che eh, purtroppo, come avete potuto. Vedere dallo scorso episodio eh, nel lutto ragazzi perché sì purtroppo è venuta a mancare la nostra Jill, erede della seconda generazione e quindi sì sono tutti tristissimi ragazzi sveglia tesoro molto triste anche lei ovviamente ragazzi non hanno proprio voglia di fare niente anche perché poi è venuta a mancare durante le feste quindi um, non che ci sia un momento ragazzi in cui fa meno male però si sa che durante le festività un po' si sentono un po' di più no quindi le mancanze vieni qui tesoro perché io avevo preparato già il tuo eccolo mettiamo qua pranzo al sacco oh avevi questa foto effettivamente scusa un attimo perché questa la vorrei mettere in camera vabbè magari non quelle da qualità 1 e, e 2 però quella da qualità 7 perché no eh, magari facciamo così, per il momento, visto che non potete... Eh sì, come dire, no? Condividere il letto nella stanza, insomma, stare insieme, almeno potete... Come qua, tesoro, dai! E aggiungiamo una cornice. Quindi, ragazzi, è stato proprio altro che fulmine a ciel sereno, peggio che mai. Allora, dunque, cioè, in realtà noi ce l'ha. Io me l'aspettavo, però, ovviamente, ragazzi, è sempre. Mi dispiace molto per il tuo lutto. Andiamo a fare colazione qui, così ne possiamo parlare, è eh, carina come idea. E eh sì, ragazzi, direi che a questo punto la famiglia potrebbe tranquillamente riunirsi. Uh, al riserto, oddio a tesoro Al ristorante qua a far colazione, bene E potrebbero incontrarsi lì Perché subito dopo ragazzi Io volevo così, come dire, omaggiare La nostra Jill Quindi fare una sorta diciamo di funerale Come abbiamo fatto poi all'epoca per uh, Anche per Rachel, per chi segue comunque la legacy da, Dall'inizio, dal principio E per Salim Ok ragazzi, siamo arrivati Al locale E tutta la famiglia ovviamente È qui Uh, salve, sì, uh, abbiamo prenotato un tavolo Ragazzi, la faccia di Dila, madonna, quanto mi fa tenerezza uh, Allora, dunque, tutti um, Accomodatevi Ovviamente non c'era posto per otto, ragazzi Quindi ho sistemato qua un tavolo da 6. Perché, ecco, le bimbe magari sono già vestite per uh, Capodanno Vabbè mm, Volevo in realtà far accomodare gli adulti, eh Però, vabbè, mm, ragazzi, chi si può sedere si siede chi non può rimanere in piedi. Tesoro, dove stai andando? No. Eh, accomodati, dai, qui. Ragazzi, la nostra Claire. Oh mio dio, non ce la faccio a guardarla. Eh sì, ecco, gli adulti sono al tavolo. E quindi, magari, eh, potreste ordinare. Ordina per il tavolo, so, dai. qua eh, non è facile, eh, superare. Il lutto, ragazzi. Quindi magari secondo me lui dopo tutto lei era la. Ma perché te vuoi brindare? Ma dove vuoi andare a brindare? No, eh, le chiederà della giornata. Allora, come, come te, la... te la stai cavando, Claire. Insomma, sì, vabbè, domani c'è il nuovo anno. Ciao, eh, come te la stai cavando, mm. insomma, non è. Scudi dell'umore triste, ecco, non è una giornata di sole, vero? Neanche per te, ma me la smettete qua stiamo affrontando un lutto per favore Oh, ora ci saranno solo giornate di pioggia nella mia vita Oh caro non dire così Eh certo se la dovevi tirar su di morale caro no Sai ora... L'unico pensiero sono i soldi per il funerale. Non voglio perdere tempo a prendere mosche. Eh, ci mancherebbe. Eh, e quindi fai una conversazione profonda. Tesoro, ti dovresti sedere. Non so come dirtelo, ma siediti, guarda, veramente. E magari lei, no, potrebbe parlare anche con sua cugina, per esempio. Non cantare di nessuna festività. Magari condividere pensieri manicolici, no? Ma no, ecco, cerca di chiederle della scuola, no? Le fa un complimento. Cercano tutti di. insomma, ragazzi, di cavarsela come possono. Lei ha portato i piatti nel posto giusto, vero? al tavolo giusto. Ma che cosa ha fatto? Vabbè, non lo so. A lei piacevano tanti tre mezzi nel formaggio grigliato, ma non lo so. Vuole trasferirmi da quella casa, andarmene? Ma non dire così, caro. Non è questo il modo per affrontare la situazione? E anche lei, ovviamente, vede lo zio ragazzi a pezzi. Quindi, magari l'unico felice non è per farla apposta, ma è lui, ragazzi. È lui. Non lo so perché eh, il lutto non l'ha minimamente sfiorato. Anche se poi immagino, ragazzi, fosse legato a Jill in realtà, perché era impossibile non voler bene a Jill, secondo me. Eh, e quindi, magari, ecco, anche lei cercherà un po', no? a modo suo di... Mh, ecco, discuti dell'umore triste, cercherà di fare una conversazione profonda. Eh, Ragazzi, non è, non è facile, non è veramente facile. Questo è un episodio un po' di ripresa per la nostra famiglia Redfield. Cercano tutti di tirarli un po' su, si tirano un po' su a vicenda, però... E magari lei, ragazzi, visto che sono tutti molto tristi... Um... Chiederà a lui della giornata. Dobbiamo pensare al funerale. La mamma vorrebbe insomma che sorridessimo in questo giorno. Sappiamo tutti com'era fatta, no? Eh, lo so, tesoro, ma non è semplice. Magari chiedili anche della carriera, del tipo come sta andando al lavoro, dai. Cerca anche di cambiare un po' argomento, ragazzi. Potremmo fare un viaggio simbolico. Ma certo, i soldi non sono un problema. Ma sì, quando magari sarà passato un po' di tempo e il sole sarà tornato nelle nostre vite, perché, non lo so, leggevo un libro su come reagire al lutto e non penso che dei cambiamenti simili sia il caso di farli ora. No, certo, trasferirsi anche se solo per una vacanza non è proprio il caso. Ecco, vabbè, abbiamo capito. Quindi mangiate, concedetevi una colazione, nel frattempo che. Oh, questo locale comunque non è certo all'altezza delle mie aspettative, tesoro, non fare la rompipere anche oggi, perché non è il caso. Ecco, quindi non so che cappio, che cappio state qua a festeggiarvi, ma quale brindisi, per favore. Oh, comunque pensiamo anche al capodanno, no? Beh, certo, la mamma non avrebbe voluto che organizzassimo una monnezzata, quindi dobbiamo fare le cose per bene. Non dobbiamo essere dei lama e fare una cosa carina in famiglia, ma certo, tesoro, tutto quello che vuoi. In famiglia, ovvio, la famiglia è importante. Lei pubblica sui social. Va bene, ok, abbiamo capito. Oh, questa è la via di alta cucina, va bene. Perfetto, mi fa tanto piacere. E quindi, pa patata, non è il momento. Vabbè ragazzi, non ho parole. Ho sicuramente dei propositi per l'anno nuovo da, insomma, no? Stabilire, ecco. Va bene, sì, eh, caro, tu per la disperazione non ci stai capendo neanche tu più una cippa. Però, vabbè, ragazzi, sì, fondamentalmente la famiglia è sotto shock. C'è cioè, che si, si dà l'alcol. Tesoro, sono. cioè, mezzogiorno, già bevi, vabbè. Dovremmo cucinare un pasto grandioso. La mamma avrebbe voluto così, va bene, abbiamo capito, ma basta bere, ragazzi, vi prego. Mangia il piatto sperimentale, mangiate. Non dovete solo bere, ragazzi, non ho parole. Eh, siete tutti molto tristi. Tutti molto tristi Dai e con sto calice Metti giù Metti giù il bicchiere Guardate anche questo Io non lo so ragazzi Chi è Caleb Ho saputo della scomparsa di un sim che era molto caro Ma perché Caleb ci chiama ragazzi? Basta pure tu con sto bicchiere Metti via quel bicchiere e mangia Mangia il piatto sperimentale Ti prego Mirko Oh lei, potato Qua da sola No Ti prego Vai qui, eh. Se solo avesse l'abilità 5, ma questa non c'ha neanche l'abilità 1. No, uh... potresti per favore discutere dell'umore triste con lei prima di andare in bagno? Al volo, al volo, Dylan, ti prego. Del tipo piccolina di zio, le cose miglioreranno, non ti preoccupare. Non essere così triste anche se ora vedi solo giorni di pioggia nella tua vita. Oh, zio mi mancherà così tanto, la zia Gill, eh, lo so. Tesoro, mancherà a tutti noi, veramente, mancherà a tutti noi. Questo, questo bicchiere ha rotto il pelo Caro, hai fatto? Veramente, ti prego, basta, debuggati e mangia, ti prego. Mangia il piatto sperimentale. Se nessuna di voi ha l'abilità di cucina a livello 5, l'abbiamo capito perché cucinava sempre vostra madre. Sì, vai in bagno, però, tesoro, se no fai una figura barbina. Siamo tornati, ragazzi, nella cripta di famiglia, quindi nella cripta. Um... Appunto della nostra famiglia Redfield e tutti stanno raggiungendo qui l'urna della nostra Jill. Ragazzi che tristezza, ovviamente i loro spiriti, ragazzi, sono andati da quel D perché ovvio, eh, eh sì. Quindi a questo punto sicuramente il lutto per Gillian. Come minimo, ragazzi, sono in lutto. Eh sì. Eh, sono tutti tristi, ragazzi. Sono tutti tristi. Eh, lo so. Patati, mi dispiace, mamma mia. È terribile, ragazzi. È terribile. Perdere un sim è sempre terribile. E questa è una foto della nostra Jill quando era più giovincella. Ragazzi, eh, lo so. Anche le bimbe, ragazzi, sono a dir poco sconvolte perché non hanno poi potuto conoscerla tanto bene. E secondo me, pure perché il padre è diventato anziano. E quindi a quel punto, ragazzi, è normale che uno inizi a pensarci, no? Eh, il trapasso di un sim amico, due giorni di lutto, ragazzi. Proprio altro una tristezza infinita. Tutti sono tristi, anche tu sei triste adesso? Eh, un minimo, non dico tanto, eh, beh, era un minimo, no? Cioè, Ricordo di un sim che ha perso la vita. La vita è troppo breve, rende la più lunga del menù opzioni, ma dai! Ma che. Ragazzi, mamma mia. E quindi sì, eh. Eh sì, vabbè, la tromba. Eh, consoliamo per la morte. Lei magari chiede un consiglio, ragazzi, insomma io immagino. Chiedi un consiglio a tuo padre? Assolutamente sì. Dylan, ragazzi, è distrutto, cioè io me lo immagino proprio quello più provato. Papà, come potrò superare questo momento? Ma dovresti essere tu a tirare su di morale tuo padre Mamma, era così dolce Ora, in casa scoppierà una guerra senza di lei Oh tesoro, non dire così Ci daremo da fare, io butterò sempre l'immondizia E non perderemo tempo a prendere mosche, capisci? Vabbè, una canzone non adere di Jill Va bene, ok Inoltre, sono sicura che diventerai bravissima a cucinare, papà. Ti prego non prendermi per i fondelli e beh ha ragione effettivamente. Perché non dire monnezzate, papà. Sappiamo che non imparerò mai. Tesoro, ma se ti impegni sono sicura che puoi farcela. Va bene, ok, abbiamo capito. Oh zia, ho scritto un necrologio sul giornale per la mamma. Eh, spero che le bimbe non lo leggano. Vabbè, allora tesoro, dovevi pensarci prima. Vabbè, festa, insomma, se abbiamo capito, non è proprio il luogo adatto. E quindi ragazzi dopo uh, aver trascorso qualche no, minuto nella cripta dei Redfield Direi che i nostri a questo punto si riuniranno per festeggiare il Capodanno insieme Anche perché ragazzi miei c'è chi già non ce la fa più Quindi immaginate come potrà arrivare alla cena Io non lo so se ci arriverà ragazzi temo Però ecco in qualche modo mh, dobbiamo farcela ecco insomma Oh che carino, sei ancora in lutto ma che strano. Sì, vabbè. E quindi ragazzi direi che loro stanno festeggiando già qua il Capodanno, questo non è un luogo proprio adatto. Quindi ci ritroviamo in casa Redfield per festeggiare questo Capodanno in famiglia. E come dire, eh, in questo modo anche come dire omaggiare, sì, il festival dell'idilio come no, omaggiare la scomparsa della nostra Jill. Quindi ragazzi siamo tornati i nostri si sono vestiti per l'occasione ehm, guardate quanto è carina la nostra sherry ragazzi mi piace veramente tanto e sta cucinando perlomeno ci prova ragazzi anche se eh, non sa cucinare obiettivamente e poi il ehm, come dire il morale è quello che è il nostro sta compilando i rapporti perché almeno tanto si ha da fare il nostro ecco disperato si butta qui sul ballo che è Diciamo un po' no, la sua passione, quello che riesce ad alleviare un po' il suo umore sfatto, ecco Quindi, eh, caro mio, dovresti invitare nel lotto attuale, visto che ci sei La tua famiglia Quindi, dopo che ti sei fatto sta ballata, ti prego Vieni qui Intanto la nostra, ragazzi, dire che è sfatta è dir poco Quindi fai una cosa, tesoro Concediti un pisolino anche lei vestita per l'occasione, ragazzi, bellissima Qua direi di sostituire perché non è proprio il caso di... Ecco, tutti vengono da te, perfetto Quindi diamoci una mossa Perché non sta preparato il tacchino? Com'è venuto scadente? E Vai, uno schifo praticamente, tesoro Sei felice di aver preparato il tacchino? Ti manca tua madre, eh? Bene, dovresti preparare anche un dolcetto in realtà Tua sorella è stanca, quindi devi pensarci tu Uh, cucina, vediamo un po' se esce fuori qualcosa, ragazzi. Ma io temo che non uscirà fuori nulla di buono. Dei biscotti, <ride> non lo so, ragazzi. Uh, Vado a fare una cosa. Lei, secondo me, prepara una torta di carrube e cocco senza zucchero. Perché deve tenersi in forma, ragazzi. Sì, deve tenersi in forma. Quindi prepara questo. Oh, vai ad accogliere gli ospiti. Quindi, anzi, fai una cosa, mh, azioni, forma un gruppo, e all'interno del gruppo ovviamente mettiamo gli invitati ragazzi, perché direi che è proprio il caso, quindi no, canta insieme tesoro, vai qui insieme, chi ti sta chiamando patata? Ehi Shari sono io, Mirko ti andrebbe un appuntamento, Mirko no, perché adesso la nostra comunque, secondo me, anche se non lo ammetterebbe mai, ma lei... Mh, prova comunque un sentimento per Mirko. Eh, e quindi ragazzi, eh, gli chiederà di, di, di venire qui a Mirko, a Michela e sicuramente anche a Maki perché sono i suoi migliori amici nonché colleghi. Ragazzi, ho bisogno proprio di voi in questo giorno, vi prego. Eh sì, tesoro, forza, facci vedere. Piano piano sono sicura che migliorerai. Non so a che livello sei di cucina. Ma temo proprio il livello schifo. Detto fra noi, vediamo un po'. Uh, cucina livello 3. Quindi, sì, ragazzi. Cottura al forno livello 1. Santa pera, ragazzi. Temo proprio. Uh, vabbè, ragazzi, temo per la nostra incolumità. Lei, ragazzi, è sfatta. E voi potreste, come dire, no? Ecco un po'. Chiacchierare nel frattempo, tesoro. Tu come è venuto sto coso? Ti prego, dimmi che almeno una cosa è venuta in modo decente. Lasciala qui, lasciala, tesoro. Oh, è eccellente! Non so come tu abbia fatto, ma almeno una cosa è decente. Hai freddo, patata? Eh, dai, azioni, forma un gruppo con Mirko, Michela, ovviamente Alessandra e Maki. Che poi è il club ragazzi fondamentalmente, ok? Allora direi di prendere una porzione, quindi prendi una porzione insieme. Vuoi pure sabotare il cibo, peggio di così tesoro? Guarda lascia stare, direi che non è proprio il caso. Allora, anche tu caro prendi una porzione e anche voi prendi una porzione insieme. Non so se basteranno ovviamente, però vabbè. Pace, allora dunque tesoro tu già sei sfatta, se mangi sto schifo temo proprio che andrà di male in peggio, però vabbè. Vi prego, non la tv, spegni Spegni perché sì E direi che i nostri dovranno, ragazzi, stabilire un proposito per l'anno nuovo Quindi stabilisci un proposito Iniziamo, completa la pietra miliare di un'aspirazione Potrebbe trovare un partner, ragazzi No Trova altri follower social media Ricevi una promozione Aumenta un'abilità Scrivi un libro, mettiti in forma, perdi peso Mm, dunque, conoscendo lei, ragazzi, diamo uno sguardo veloce ai tratti per regolarci sempre di conseguenza. Lei è snob estroversa. Oh, ragazzi, 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 che cosa potrebbe chiedere? Tu le conosci bene le tue figlie, cosa dici? Non capisco perché lei ha solo due tratti, effettivamente, ragazzi, pur essendo giovane adulta. Cosa inquietante, bug mistici proprio a tutto spiano, ragazzi, vedete? Scusate, ma lei invece è buona, pessimista, perfezionista. Lei, ragazzi, ha perso un tratto. Mi fa tanto piacere che, se non ricordo male, la macchina da ballo ambiziosa, ora non me li ricordo tutti, però vabbè, è una tragedia, ragazzi! Abbiamo, abbiamo capito quindi direi che a questo punto, tesoro stabiliamo un proposito sulla base della tua personalità. Lei, secondo me, ragazzi, vorrebbe ricevere una promozione. Più che altro perché vorrebbe dire che eh, c'è chi. Ehm, guarda, ecco, sono tutti qua. Stabilito un proposito. C'è chi sta seguendo. Tesoro, perché non vieni qua anche tu, però? Siediti dai, sta seguendo, diciamo, la sua pubblicità sui. Ehm, sui siti, ok? Quindi io immagino questa cosa qua. Poi, tesoro, anche a te tocca stabilire un proposito. Direi che la nostra invece potrebbe. Mm, voler. aumentare un'abilità. Perché no? Lui, ragazzi, che sta per morirmi di freddo, congelato. No, ora ti cambio. Appena hai finito, caro, cambiati. Mettiti il maglioncino tanto sempre rosso è eh? Quindi azioni No azioni no scusate eh, Stabilisci un proposito Lui secondo me Vorrebbe ricevere una promozione Perché con quella promozione Potrebbe andare forse da Quello che sarà il suo futuro suocero E dire guarda io ho preso una promozione Vedi eh, Dai dammi la, il permesso di dormire con tua figlia Anche se penso guarda è proprio l'ultimo dei <gasps> Trova un partner Nooo No, lui non vorrebbe mai trovare un partner entro una settimana, ragazzi, è troppo presto, secondo me. Però lui potrebbe... Non può perdere altro peso, va bene, è già in forma. No, lui potrebbe, secondo me... Vediamo un po'... Mm, completare la pietra miliare di un'aspirazione. Eh sì, lui, ragazzi, sì, diciamo che... Uh... Ben presto, il nostro Dylan tornerà nella sua terra, ragazzi. Perché dopo aver perso Jill, eh, diciamo che si sì, sentirà il bisogno. Anche lui ha un bisogno impellente, di tornare a un po' alle origini. Quindi, Usa, caro tesoro. Anche tu, ti prego. Usa. Qua non inviti nessuno, perché direi che non è il caso. Conta il rovescio della mezzanotte. Bene, perfetto. Possiamo farlo il contro la rovescia già guarda la TV di capodanno. Sabota il televisore, ma dai! No, guarda la TV di capodanno. Anzi, prima di guardare la TV di capodanno, secondo me, le viene da lui. E cercherà un minimo, ragazzi. Un contatto. Perché, ehm, sì, immagino di sì. Cioè, lei non lo ammetterebbe mai, come dicevo prima, però forma un gruppo. No, con lui no, con loro no. Allora dai, vieni qui. Madonna, ma che hai fatto tesoro. Eh, vai qui. E secondo me poi lo chiama, ragazzi. Perché, eh, come dicevo poco fa, anche se non lo ammetterebbe mai neanche a se stessa, ragazzi, però i sentimenti che prova per Mirko sono sinceri. E quindi diciamo che un po' la manda... Guarda il conto al rovescio della mezzanotte, la manda un po' in crisi. Ecco, ora tutta questa situazione, no? Lei ha bisogno di un amico. Quindi... Uh, condividi il proposito? Prima condividerai il proposito, dai. Uh. Ecco sì, vabbè, abbiamo capito. Mm, dove state andando? No, tesoro, vieni qui. Facciamo una cosa, guarda, prima guarda il rovescio della mezzanotte, se no addio. Vai, guardate il rovescio della mezzanotte, festeggiate per quanto... Possiate festeggiare in un momento del genere, sono tutti presi qua dal conto alla rovescia. Quindi, forza, venite un po' qua. Ah, da qua lo state guardando, va bene, che bello. Oh, ragazzi, su! Perfetto, che è qua? Chiacchiera con Michela, va bene, ok. No, direi che la nostra. Chiedi di passare del tempo assieme, come minimo, perché. Oh, guardatelo! Oh mio dio, mi ha preso iniziative. Ma no, ragazzi, non ci credo. Eh, beh, questo sì che Bacia ovviamente. Mentre tu, tesoro, che sì, sei tristissimo. Lo so, ecco, accarezza Messistina. Eh, lei, ragazzi, non se l'aspettava. Secondo me. Anche tu hai freddo, non è il caso di morire di freddo, quindi uh, abiti, cambia abito e indossa qualcosa che possa andare bene, ecco questo. Perché, ragazzi, secondo me lei non se l'aspettava proprio. Quindi direi che a questo punto fermi, tutti azioni, no, uh, sciogli un po' il gruppo. Voglio provare a vedere se riusciamo a formare un gruppo soltanto con lui, ecco perché, secondo me. Lei ha proprio bisogno in questo momento di parlare con lui Quindi... No, balla insieme no, però... Vai qui insieme Mentre lui ragazzi si consola con la piccola nemesissina Abbraccio confortante Confida i problemi, povero Mi fa una tenerezza assurda E quindi i nostri ragazzi ovviamente... Sono tutti impegnati, papà non se ne accorgerà di certo, vengono qui e ovviamente si festeggia, insomma. E lei si complimenterà per l'abito. No, certo, non potevi scegliere l'abito migliore, eh? Per Capodanno, ti prego non fare la solita. Uh, fa un freddo, mi sono preferito restare qui, insomma, coperto, non essere sempre antipatica. Cioè, è troppo triste. Ma non vogliamo. È molto triste, ragazzi. Sì. Secondo me, sì, infatti, lei. Mm, un po' vorrà sfogarsi con lui, ragazzi. Gli chiederà un consiglio. Perché lei vuole. Secondo me, farsi vedere forte con la sua famiglia. Però. Poi io sono disperata. Non, non so come riuscire a sopravvivere a tutto questo. Non, non so se ce la farò. Non ce la farò mai, lo so, mia madre era un punto fermo nella mia vita e ora io sono perduta. Com su di me potrai sempre contare, lo sai, vero? Lo so che prima ti ho lasciato un po' come una statua con quel bacio, però... Era per dirti che non ti tirano mai bidonate, che... Io, insomma, proverò sempre dei sentimenti per te, lo sai che non voglio perdere tempo a prendere mosche. E quindi lei, ovviamente, ragazzi, lo abbraccia. Lo so, lo so che posso sempre contare su di te, tu... Sei così caro, è solo che adesso è tutto così difficile, capisci? Eh? Mi sento un po' a crollare il, la terra sotto i piedi, sta dicendo lei. Lo so, ho letto anche il necrologio che ha scritto tua sorella, mi dispiace così tanto. E lei però condividerà il proposito, ho deciso che eh, mi impegnerò al massimo nel mio lavoro perché è questo, dobbiamo, dobbiamo fare così, giusto? Eh, lui dice, certo. Uh, magari possiamo anche parlarne davanti a un cappuccino no? Uh, inoltre la nostra musica, perché magari immaginiamo che fra, fra di loro ragazzi potrebbe esserci anche qualcuno magari che compone le loro, le, le musiche che utilizzano le loro coreografie, uh, la nostra musica in questo momento è la nostra forza, giusto? Eh? E lei? Oh sei così dolce! E poi condividerà un segreto Eh lo so uh, Inoltre non mangio tre menzioni al formaggio ghigliato E a differenza dell'altro Mirko non ho preso un cassettone a casa tua <ride> Tesoro ma dovevi svenire qua Io non lo so ragazzi vabbè Spero di vedere il fantasma di mia madre un giorno Va bene ok tesoro Non è proprio il massimo questo qui per No uh, diciamo che Basta vi prego spegni sto coso E. Altre scelte? No. Sotto questo complimento deprimente. No. Dai, non se lo merita. Non si merita un complimento deprimente da parte tua. No. Io più che altro uh, volevo. Ecco, provo a fare una conversazione profonda con lui. E poi a. Uh, dov'è, dov'è, dov'è? Esprimere ammirazione. Ecco. Tu, tesoro. Non dovresti, eh, però secondo me, ragazzi, lei in questo momento un po' se ne frega, diciamo. Lui ovviamente stanchissimo va poi a dormire. Il capodanno ha avuto successo, ok, va bene, perfetto. E i nostri sono qui. Ti ringrazio così tanto per l'invito a restare per la notte, per essere rimasta al mio fianco, vedi tu. Sei veramente una persona speciale, insomma, lo so, ehm, sono un disco rotto, ma lo sai. Insomma, lo so che non è un romanzo la nostra storia, e forse non c'è neanche una storia. Però, guardate lei. Eh, sì, tesoro, invitalo assolutamente. Però ecco, io voglio starti vicino in ogni modo, capisci? E lei lo solleticherà poi senza pietà. Ti fa di restare un altro po' a chiacchierare. Lei lo invita così, più che altro. No? Comunque non pensavo fossi così romanticone. Beh, sai io con te insomma. Per te farei qualsiasi cosa. E lei, ovviamente, ragazzi, che è giù di morale in questo momento. Diciamo pensa a se stessa, ragazzi. Sbagliando, eh? Non dovrebbe, ma sbagliando pensa a se stessa. Quindi magari sussurrerà un po' di smancerie. Lui sa, ragazzi, che lei non, non è pronta a impegnarsi. Però è talmente innamorato che confida che prima o poi la nostra no? Cambiare, potrebbe cambiare idea diciamo. Quindi guardalo nel profondo degli occhi oh, oh, yeah. e bacialo. Sono tanto carini però ragazzi, sono tanto ma proprio tanto carini. Mi piacciono tantissimo insieme. Soltanto che questa testona non ne vuole proprio sapere. Però sono bellissimi. Bellissimi. Questi due, io non so cosa. Se tuo padre vi becca, cosa cappero succede, eh? Dilan, caro, ti sei invecchiato di botto vabbè. E, e quindi sì. Uh, tesoro, forse dovresti andare. È vero che va al lavoro fra due giorni, però anche lui è stanco, quindi... Mm, magari se ne va poi. E quindi ragazzi, anche il capodanno in casa Redfield è giunto al termine. E direi che sì, vabbè, con la nostra che va a dormire, noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Episodio ragazzi che è stato un po' no, agrodolce perché da una parte si sì, hanno festeggiato, sono stati in famiglia come sempre. Però dall'altra ragazzi, obiettivamente, eh, è dura andare avanti senza la nostra Jill. È veramente dura. Queste a Malapena sanno cucinare, figuriamoci. Eh, e quindi sì, ragazzi, è veramente, ma veramente difficile. Come se la caveranno in futuro? Eh, come la vedete questa famiglia, ragazzi? Ma soprattutto, fatemi sapere. Come vedete, la nostra Sherry, cioè secondo voi darà mai una possibilità a Mirko o sarà sempre soltanto, tra virgolette, un gioco, un modo pure per ehm, stare bene, ecco diciamo. Sono curiosa. Inoltre, secondo voi, ora che Jill non c'è più, questi due decideranno di, come dire, sposarsi oppure. Resteranno ancora così, ragazzi. Chissà per quanto tempo. Fatemi sapere cosa ne pensate. E soprattutto, Dylan, che è giovane ancora, ragazzi. Secondo voi, perché vi faccio vedere, cioè, lui è proprio no? Ancora giovincello. Comunque, secondo voi, Dylan dovrebbe rifarsi una vita? Vorrà mai rifarsi una vita? Secondo voi, ragazzi, chi lo sa, chi lo sa. Intanto direi che noi possiamo fermarci qua se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi ovviamente la programmazione del canale le playlist um, soprattutto il link al canale dei miei amici youtuber iscrivetevi ragazzi mi raccomando e attivate le campanelline e quindi, ragazzi, sì, uh, se avete perso qualche video, andate insomma nelle playlist, insomma recuperate, eccetera. Io vi auguro ancora un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete bene: Sul Sul Simmers. E non.